Ciao a tutti ragazzi, siamo ritornati con un nuovo episodio di YouTuber Falliti in Partenza. Sì, lo so, a volte uso questa webcam e basta, a volte le uso tutte e due, ma si dà il caso che io in questo periodo abbia appena formattato il PC, ho installato la webcam buona, quell'altra che vale poco un cazzo non l'ho ancora considerata, la installerò e vedrò di risolvere anche per lei. Però intanto ho questa, è una buona qualità, non rompetemi le palle. Ciao a tutti ragazzi, siamo ritornati con un nuovo episodio di YouTuber Falliti in Partenza, l'ho già detto, e oggi abbiamo uno YouTuber che fa qualcosa ma non si capisce che cazzo fa. Ora magari sotto nei commenti mi spiegherete voi che cosa ha voluto fare e magari mi inviate magari tramite Facebook un link che mi spiega che cazzo è quello che ha fatto. E questo video di questo youtuber mi è stato consigliato sul TS, direttamente sul TS, da un mio amico. Dunque andiamo ad analizzare questo video insieme. Io l'ho sfogliato vagamente così tanto per darci un'occhiata, ma alla fine lo guardo insieme a voi, quindi cioè completamente lo guardo insieme a voi. Dura 8 minuti, se il caso tagliamo. Non posso dire il nome perché ha nome e molto probabilmente anche il cognome, quindi me lo tengo per me, ecco. Comunque ha nome e cognome, io metto Stefano, il cognome me lo tengo per me. Allora ha 22 iscritti e questo video, come fare un boomerang di carta che torna indietro, forse probabilmente tornerà in Molise perché non lo vedo tornare indietro alla fine del video, ha fatto 8.445 visualizzazioni, 42 like e 48 dislike. Qua la bilancia diciamo che è quasi pari. Io adesso voglio vedere questi 42 like da dove cazzo provengono, da chi sono, vorrei sapere nome, cognome, indirizzo, numero di casa, e vorrei che mi spiegassero che cazzo hanno visto, cosa cazzo hanno visto. Eccolo qua, passi il video, io direi di farlo partire. 3, 2, 1, azione. Ecco qui, allora non vi sperate di sentire qualcosa, qualche lamentelo, qualche cazziatone, qualcosa, perché non si sente nulla. Qua lui prende il foglio. Ok, siamo su Art Attack, con la vinilica non se ne usa, ma fa un origami. Da notare la super precisione. Quando si poteva fare su un tavolo che è bello pari, lo andiamo a fare su una mattonella dove c'è anche i solchi. Vabbè, ognuno usa i suoi metodi. Ok, abbiamo fatto la prima piega, la facciamo anche dall'altra parte. Io ovviamente taglio se c'è qualcosa da tagliare, perché non si può stare lì a guardare tutto sto video che sembra, no, veramente, cioè è una cosa... Oh, è piegato, basta. Apri. Bene. Finito? No, fai la piega ancora dalla parte. Ok. Evidentemente dobbiamo fare un taglio. Ok. Bene. Tagliato con precisione la metà del foglio. Facciamo domattina, facciamo. Poteva tagliare qualche pezzo almeno. Piegato, riapre. Pieghiamo anche dall'altra parte che va bene. E magari va fatto così, non lo discuto. Però io ne ho fatti di origami, ma ne faccio ancora tuttora. Mi vengono anche piuttosto bene. Ma tutto sto piegare e ripiegare non so a che cosa serve. Ok, riaperto il foglio. Ora lo fa la piega all'interno della piega, fa 4 pieghe. Ok, fino a qui ci siamo. Se parlavi e tagliavi veniva un video di 2 minuti e mezzo. Ok, quindi abbiamo queste due strisce, abbiamo fatto una, allora foglio tagliato a metà, preso, piegato, poi riaperto, piegato dall'altra parte, riaperto, poi dopo
piegato i due quarti di foglio per farlo ripiegare, poi lo tagliamo ancora a metà. No, ah no, lo usa il coltello per appiattirlo a modo. Bene. Il dio delle pieghe abbiamo. Ok, abbiamo fatto una piega nel mezzo, in mezzo a tutte queste pieghe. Adesso sta riflettendo se deve fare altre pieghe o meno. Ok, abbiamo fatto la prima parte, giusto? No, la prima parte non è finita. Ah, la piega anche dall'altra parte. Beh, giusto. Va piegata anche dall'altra parte, sembra ovvio. Se fa la piega da una parte, la deve fare anche dall'altra. Se no, si spiega perché è partito a fare le pieghe in ambi i lati. Perché adesso smetto, bisogna farla da tutti e due i lati, cazzo. Ok, e l'ha magicamente riaperta. Riapriamo tutto il foglio. Bestia. Ah, adesso lo appiattisce, non ci devono più essere le pieghe. Ah no, adesso lo ripiega ancora. Ok, uno. E lo apre così. Ah, lo chiude dall'altra parte. Perfetto. Poi lo piega a modo. Lo riapre, giusto, lo riapre. Poi adesso riflette su quale piega deve fare, cazzo. Ah, ok, l'ha chiuso a boomerang. Perfetto, ci siamo. Ok, fatto. Fa una piega e diventa. Cazzo, è vero, diventa un boomerang, veramente. Wow, siamo davanti alla svolta di YouTuber falliti in partenza, ragazzi. Questo andrà, questo funzionerà. Sarà qualcosa di veramente fantastico. Non sto capendo come sta facendo la parte centrale, ma sento che veramente sta venendo qualcosa di fenomenale. Questo sarà un signor video. Complimenti, abbiamo fatto il boomerang. Io vedo un boomerang, ragazzi. Io vedo una V. Il boomerang è fatto a V. Lo vedo. E lui. Maniaco delle pieghe, questo qua. Vabbè, però, d'altronde, se va fatto così, diamogli ragione. Adesso vedremo il risultato finale del boomerang. Ne sono sicuro, tornerà indietro. È un boomerang fatto di carta, ragazzi. È un boomerang fatto di carta. Io ci credo. Tornerà indietro. Dalla cura maniacale che ha avuto, signori, parte il boomerang. È partito. Sì? No. Non. È tornato indietro. È figa, torna indietro sì. Se lo lanci in alto, torna indietro sì. La lanci in alto, torna giù. Lo devi lanciare in avanti per vederlo tornare indietro. Io non l'ho visto tornare indietro. Tu mi stai prendendo per il culo. Devi lanciarlo in avanti. Vai fuori o magari fai vedere dalla sala grande che torna indietro. Io non. Bastardo, io non l'ho visto tornare indietro. Non l'ho visto tornare indietro. Fammi vedere. Allora, subito dislike. Io non l'ho visto tornare indietro. Io ho visto che davvero bastardo l'hai lanciato in alto. Lanciandolo in alto è chiaro che ti torna giù. Cioè, non me la fai a me, capito? Non me la fai a me. Niente ragazzi, questo è uno youtuber fallito, è uno che ci ha lavorato, ci ha messo dell'impegno per farlo, l'ha fatto bene, ma non lo sa lanciare. Oppure l'ha fatto male e non è tornato indietro come doveva. Cazzo, l'ha lanciato in orizzontale, si è appiccicato, non so se è andato sopra il davanzale o cosa, ma quando l'ha lanciato la seconda volta si è visto che l'ha lanciato in alto per farlo tornare indietro. Adesso, io un attimino ho pensato, cazzo, è tornato indietro veramente. No, ma poi guardando a modo ho visto che l'ha lanciato in alto. Insomma. Niente, abbiamo trovato un altro youtuber fallito. Noi ragazzi cerchiamo sempre di darvi il meglio e voi grazie per averci offerto questo video di questo youtuber fallito per come fare un boomerang di carta che torna indietro. Io domani faccio una bomba carta che esplode con la merda e voglio vedere quante visualizzazioni faccio. Perché è palese che io faccia tante visualizzazioni, perché non si è mai visto una bomba di merda fatta con la carta che. Dai, su. È già stata inventata? Niente ragazzi, noi ci salutiamo, ci vediamo in un prossimo video di YouTuber falliti in partenza. Ciao a tutti!